Pesaro si conferma città della bicicletta. Il comune ha ricevuto per il 7° anno la bandiera gialla di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, che anche quest'anno ha assegnato alla città 5 smile, ovvero il punteggio massimo per l'inclinazione alla mobilità sostenibile in ambito urbano. È un riconoscimento del livello di ciclabilità del comune, il che vuol dire sicurezza urbana per quanto riguarda la mobilità e qualità sempre urbana per quanto riguarda gli spazi verdi, le zone 30 e quant'altro, per rendere una città sempre più accogliente. Siamo un comune che ha sempre investito sulla promozione della mobilità sostenibile, sulla realizzazione di piste ciclabili. Ci rende orgogliosi avere per il 7° anno questo riconoscimento, perché crediamo in una concezione di mobilità sostenibile, ma anche di promozione delle piste ciclabili che ci sono nel nostro territorio e che sono utilizzate dai nostri cittadini, ma anche possono favorire sicuramente il livello turistico, il livello dell'attrazione turistica della nostra città. I turisti dovranno arrivare anche nell'Italia centro-settentrionale. Già il flusso esiste, però teniamo conto che nell'Italia settentrionale è molto più accentuato. Questo avverrà grazie alla ciclovia adriatica, che tra parentesi è una virgolette figlia della FIAB, che sta nascendo da Veneto, dal Friuli anzi, fino alla Puglia, passando quindi per le Marche. Grazie a questa ciclovia il flusso cicloturistico si inoltrerà anche nell'entroterra, che ha bisogno di questo flusso perché ha tutto quello che può servire, che apprezzano in particolare i turisti che vengono dal nord Europa, cioè un posto pulito, tranquillo, dove si mangia bene, è lontano da quei centri che sono, diciamo, sovracarichi di persone. Pensiamo a città come Venezia, Firenze. I cicloturisti non ci vanno lì perché cercano qualcos'altro e si muovono anche fuori stagione classica, quindi in autunno, in inverno. E questo è un flusso che fa bene all'economia, oltre che alla qualità della vita dei comuni e dei territori.